Siamo ancora una volta pronti più che mai a tutto questo, ancora io, Giancarlo, il Riccio Ricciotti e poi cambiato il partner tecnico, sempre in Veneto rimaniamo un po' più sul mare con Alex Zanni. Ciao Alex, ben ritrovato, benvenuto. Ciao Riccio, ciao a tutti, siamo qui a Ottobiano, sabbia d'estate. Sabbia, ecco qui ti lega un po' la tua chioggia, direi, è solamente il fondo perché di mare non ce n'è purtroppo. Infatti abbiamo una bellissima situazione anche noi all'inverno dove giriamo in spiaggia quando vanno via i bagnanti, quindi ci troviamo bene anche a Ottobiano. Assolutamente, allora eccolo qua inquadrato il tuo Michele Cervellin, che non è leader della classifica ma oggi purtroppo per Ivo che non c'è, ha avuto un infortunio abbastanza serio, nulla di gravissimo ma è un distacco dell'arteria, un'altra arteria, non mi ricordo bene il nome tecnico, questo problema che i medici gli hanno consigliato di rimanere fermo. Infatti Michele Cervellini non è molto contento perché non vorrebbe che si dicesse che passi in testa per la mancanza di Monticelli. No, vabbè, questo è normale, voglio dire. No, gli dispiace, sono amici. Sono amici, questo lo sappiamo benissimo, e poi nel motocross sappiamo altrettanto bene che capita l'infortunio e questa volta è capitato a Ivo, che salutiamo se ci sta guardando e se ci guarderà, e quindi ci auguriamo che torni per la prossima tappa di Posillipo Parini per il 16 luglio e poi di vederlo in gara qui nel mondiale di fine mese del Gran Premio della Lombardia. Allora ieri però attenzione, perché il tuo Cerve ha trovato pane per i suoi denti, perché Tropepe, cambio di team per motivi che noi appassionati sappiamo ma poi spiegheremo anche meglio, per rispetto al team che ha lasciato, che a cui è stato costretto a lasciare il Tropepe, miglior tempo. Con la pole position Spark Exhaust 1.38.1, grande prestazione, hanno lottato fino agli ultimi metri ma alla fine ha prevalso Giuseppe Tropepe. Ma ci siamo, il cartello dei 15 secondi è pronto, sta per essere sostituito e lo è stato in questo momento. 5 secondi e parte il quarto round del campionato italiano motocross. Il Cerve all'interno ma viene bruciato da una KTM che ha preso il comando. Andiamo a vedere, Nora era il Lumina, no, ma Thomas Martelli che aveva preso il comando, ma il Cerve là davanti e Tropepe subito dietro. Bella partenza per Michele e bellissima partenza per Giuseppe Tropepe, che ha ritrovato la sua squadra. Infatti sicuramente sarà una bella gara e poi Ottobiano esalta veramente la tecnica per tutti i piloti, quindi sarà una lotta. Allora con Thomas, il numero, scusate adesso un attimo mi stavo perdendo, il pilota del team 3MX Thomas Martelli mi sembra che sia il pilota ora in terza posizione, superato anche da Tropepe, non riesco a vedere, oppure Pankar, no, non è una Yamaha, quindi vedremo di capire il numero di gara del pilota in 383, mi sbaglio e chiedo scusa, ma ora ci sfugge e chiedo scusa al pilota, mi sembra Thomas Martelli la maglia del 3MX team ma non ne sono certo, quindi poi avremo al termine di questo passaggio le posizioni sul monitor, mentre andiamo a vedere intanto, allora il Lupo e Furlotti anche mi sembra sia partito bene, questo è mai Villanueva, allora Cerve, Tropepe li riconosciamo bene. Bene, che conta, quarto, quinto mi sembra. Esatto, anche
che Zonta non è partito male e siamo già alla termine del primo giro, quindi fra poco avremo l'aggiornamento live se la connessione non ci abbandona, riguardo alle posizioni di classifica, con il Cerve che è passato davanti su Tropepe secondo, la terza posizione per Zonta, quarto Ravera, poi Furlotti, poi Villanueva che è quinto, Martelli, era Thomas Martelli, 393, allora ci avevo beccato con un po' di fortuna, chiedo scusa se non sono stato preciso. E allora poi subito Bagarre, subito il tentativo di fuga da parte di Michele, ma Tropepe che cercherà di recuperare, vuol iniziare, tanto rischio per il 951, Simone Furlotti che perde la presa con le pedane, ha avuto già la meglio nei confronti di Lorenzo Ravera, l'unico pilota rimasto all'interno del team Maggiora Park, lo avevamo detto a Montevarchi, c'era questo cambio, sapevamo bene dove andava ma non era stato reso pubblico, quindi per rispetto non l'abbiamo diffuso. Un Lesiardo che rimane il leader del campionato, però purtroppo ora non lo vediamo nei primi, vedremo come e quanto riuscirà a recuperare Morgan con la nuova Kawasaki su cui è salito a partire dal Gran Premio di Teccental. Pista molto scavata, infatti si cominceranno a vedere veramente cali fisici, non adesso ma tra un po'. Quindi... sì, come abbiamo visto nell'MX1 dove hanno doppiato fino a Christian Beggi che ha fatto quinto, sesto, quindi direi il ritmo era grande. Intanto le immagini ancora per un Simone Furlotti, ma ora passiamo a Filippo Zonta, no, è Michele Cervellin, Zonta, bravo. Terzo. Infatti con il riverbero mi sono accorto solo ora che c'era la maglia che non era quella delle Fiamme Oro ma quella del Martin Racing. Filippo Zonta che è in terza posizione, anche lui è uno dei ragazzi che segui, ma attenzione perché c'è un Tropepe che si sta avvicinando e uno Zonta che è lì, poi c'è un Furlotti, anche lui non è lontano, Ravera, Mai Villanueva, lo spagnolo dell'RT973, anche lui messo bene, e poi andiamo a vedere Cederelli, l'Under 21, anche lui aveva fatto bene a Montevarchi, sta facendo bene qui a Tobiano e sta risalendo Morgan Lesiardo in undicesima posizione davanti a Bersanelli, quindi direi intanto si volta Tropepe, preoccupato da Zonta, che pensi? Va, stimoli nuovi secondo me per Tropepe, come si dice, cambio team, vuoi dimostrare il sapere andare, arrivare davanti e far contenti tutti, quindi, e poi stiamo parlando di un Tropepe che cuore ne ha quando si mette... Assolutamente c'è da dire, allora approfondiamo per un attimo il discorso, visto che siamo all'inizio, no? Allora lo approfondiamo dopo, c'è già un primo attacco da parte di Tropepe nei confronti di Michele Cervellin, quindi andiamo a vedere il confronto tra i due, ieri separati da pochi decimi, ora come lo sono ora, separati veramente da un nulla, tentativo all'esterno per la Husqvarna, Ottobiano Motorsport chiude la traiettoria giustamente interna con la Honda HRC, Michele Cervellin, rischio traverso, vedete come facile sbagliare, e sulle wave direi che si equivalgono le due andature dei due ragazzi giovani, perché sono nel mondiale MX2 dove bisogna essere under 23 e loro ancora hanno un paio di anni se non vado errato, vero, nella MX. Carico, Tropepe guida molto bene, lo vedi sciolto, sì, nella guida, poi lui è passato all'Ottobiano, quindi diciamo che gioca in casa, quindi vuol dimostrare di far bene. Gli ha scritto divertiti se non vado errato, perché evidentemente quando si diverte, quando uno si diverte le cose riescono meglio, e lo conosci bene visto che guida atteso, ora si è sciolto secondo te dopo le segnalazioni di Dennis? Secondo me sì, Dennis ha un buon rapporto con Mickey, quindi anche solo con dei segnali che sono d'accordo loro di iscriversi sulla lavagna, capiscono cosa deve fare. E quindi evidentemente per il momento l'ha capito, perché guardate, ha riguadagnato. Grande Furlotti, Zonta, bravi. Sì, stanno viaggiando bene, per Furlotti ci vuole un po' di ricarica, perché dopo essere partita alla grandissima sia nell'italiano che nel campionato europeo ha accusato un po' il colpo, quindi un po' per sfortuna, un po' forse per quel pizzico di carattere che deve mettere in più, si è un po' ammosciato, poi ora ci auguriamo perché lo merita, è bravo, deve ritrovare con la sua Yamaha SM Action la velocità che è capace di poter mettere in pista. Infatti un grande team dove sanno curare veramente il pilota,
E bah, magari Furlotti è anche un momento che si è allenato molto, ci sta durante la stagione che dai quel piccolo calo, quindi bisogna sapere il momento, sì, di fare un po' di scarico, carico, quindi magari una fase che un attimino poi sicuramente riprende, un gran pilota. Ce lo auguriamo. Come sta riprendendo nella zona delle wave? L'ho detto prima con Michele, questa è una zona particolarmente selettiva, basta un nulla, basta sbagliare di un millesimo l'apertura dell'acceleratore, si perde il ritmo e ci si pianta. Sicuramente è una pista, come dicevo prima, molto tecnica. Ho visto adesso Tropeppe, non un gran movimento sulla moto, quindi paga fisicamente, secondo me. E infatti il tuo occhio attento, ma anche il mio, quella piccola decisione, guardate quanto ha perso. Qui non bisogna veramente sbagliare nulla, e sembra che non stia sbagliando nulla Furlotti, che si sta avvicinando rapidamente a un Pippo Zonta, il Puma, mentre Desiardo, che risale ancora a posizioni, quindi direi sta lavorando bene il ragazzo della Kawasaki, nona posizione alle spalle di Cenerelli, che è il terzo dell'Under 21, perché lì davanti ci sono Ravera, c'è Villanueva e la terza posizione dell'Under 21, poi tutti Elite e la Pucci, che dopo l'exploit di Montevarchi ieri, buona prestazione nei tempi, purtroppo per lui è partito male, sta cercando di recuperare insieme ad Alberto Forato, che ci aspettiamo dopo, sì, la gara che abbiamo visto in Francia, di trovarlo a grandi sorpassi e arrivare lì con i primi, speriamo, perché è un bravo ragazzo. Assolutamente, anche perché ha smentito tutti quelli che dicono che l'Honda 250 non cammina, no? Invece lui con un'Honda 250 con il suo peso ha vinto la mancia, ha fatto terzo il primo podio nel campionato europeo, non che Supercross c'era già stato nel podio, ma nel campionato europeo sulla pista tradizionale, direi che ha messo a tacere tutti quelli che dicevano che la Honda 250 non camminava. Lui con i suoi 10-15 kg più degli altri direi che ha smentito questo, e ora cercherà di fare altrettanto, perché sta recuperando. D'altronde davanti c'è una Honda, è una HRC, ma c'è una Honda standard preparata naturalmente, come giusto che sia, per Filippo Zonta, Martin Racing Technology. Ora inseguito però, attenzione, dalla Yamaha numero 951 di Simone Furlotti, che cerca di accorciare i tempi, è già in scia del Puma Filippo Zonta. Questo è il nickname del Veneto, oggi sono circondato da veneti là davanti al commento e quant'altro, e Furlotti invece di Salso Maggiore, che sta cercando di recuperare, e vedremo dove andrà all'attacco. I tempi sono maturi per Simone Ravera, grande gara per il pilota di Gavi in provincia di Alessandria, in quinta posizione davanti a Furbetta, ci viene dato sesto, ce l'avevamo persi prima, non lo so, può darsi. Sesto. Non c'è più Desiardo, magari. Desiardo, allora sì, infatti sono scalati tutti su di una posizione. Purtroppo abbiamo una connessione internet che ci mette in difficoltà. Sbaglia, si spegne la moto! Ma gli si spegne la moto prima in curva a Zonta, sta cercando di riavviare, non riesce, vedete come agisce sulla leva della messa in moto, non trova la pole. Il prossimo anno invece ci sarà il bottoncino, serve tanto oltre al bottoncino, dicono Bialbero, quindi qualcosa in più c'è. Ancora Michele non è arrivata a Bialbero, no, non è arrivata, ma c'è in programma di partire per il Giappone per provare, ha già la data di partenza. Mi auguro che trovi qui qualche cavallo in più, che nel mondiale servono, la concorrenza dai agguerrita, e le Yamaha, le Kawasaki, le KTM sono veramente di altissimo livello, non che la Honda non lo sia, ma con il nuovo motore, è un motore un po' adattato quello della CRF, ora sì. Con il Bialbero e tutto il resto, penso che la Honda, la più grande casa mondiale, voglia mettersi là davanti. Ne parlano molto bene, visto che sono all'interno e sento le chiacchiere, diciamo, e stiamo attendendo a dita incrociate dall'arrivo. Attenzione, per la bandiera, ed era quella la segnalazione forse per Michele. Sì. C'è una bandiera gialla che segnala proprio quando era passato Michele Cervellin, e penso che Tropeppe al comando. Vediamo ora se riusciamo a capire. No, era davanti
Cervellin, mi sembra c'è Furvetta, no, chi è questo? 314 è Nicolas Lumina che è scivolato e no, eccolo lì. Allora, questo il dietro è, ci siamo spaventati perché era appena passato Michele e abbiamo visto la bandiera gialla, quindi no, confermato Cervellin, tutto a posto e questo ci fa piacere, come tutto a posto per Tropepe, tutto a posto anche per Furlotti con gli ultimi giri, 45 Cervellin, 46 un secondo e uno più lento Tropepe, 46 e 8 un secondo e due più lento Furlotti, poi Ravera, grande gara e a grande gara anche per Joachim con Lapucci e Forato che stanno salendo, poi Jan Panker, Nicola Bertuzzi, Edoardo Bersanelli, altri protagonisti dell'Under 21, anche loro ampiamente in crescita con il Cerve che sta viaggiando bene sulle uiva. Grande movimento di gambe, sì, che è quello che serve in questi tipi di terreno, infatti lui rimane in Belgio per gli allenamenti che servono per il mondiale, qui veramente fai la differenza. E qui li mette a frutto perché su questo tracciato ormai le piste del mondiale sono quasi tutte morbide, siete reduci da Deutschenthal e Derny, che nonostante il loro fondo duro erano comunque grattate, quanto mai presate, quindi direi che sì, non era la sabbia di Ottoviano. Però somiglia molto perché ci sono canali e tutto il resto che fanno la differenza, e si deve guidare concentrati, guardare sempre oltre il paravango per vedere come cambia giro dopo giro tra le varie traiettorie. Infatti, ho visto Tropepe finché parlavamo leggermente sedersi sulla sella. Sì, quindi non vorrei avesse un calo, spero rimanga lì, dai, sì, è rientrato. Rientra da un problema alla spalla, poi a Cingoli non ha potuto correre perché ha avuto l'influenza, non ha corso neanche a Montevarchi, direi che come sempre se la fortuna è cieca la sfiga ci vede benissimo, e lui è uno degli obiettivi di questa sfortuna che speriamo sia esaurita per quel che gli riguarda. Intanto bella gara per Joachim Furvetta, un team familiare, il papà che lo segue, un amico che lo segue, un contributo da parte di un amico importante come Antonio Cheiroli che gli dà una mano e si sta mettendo in mostra. Nell'italiano bene oggi, nell'europeo qualche difficoltà in più, ma anche il ritmo dell'europeo è molto impegnativo. Molto alto, molto. Infatti i primi quando quasi passano a fare la prova mondiale si distinguono molto bene, quindi per far capire che il livello europeo è veramente alto. E abbiamo appunto Kir Olsen che l'anno scorso ha vinto il campionato europeo, stanno nei grandi protagonisti del mondiale motocross. 11 minuti per il 747 che ha guadagnato metri, ora vedremo quanto ci fa prendere gli spaventi a te in particolar modo, Alex, perché non sai, lo segui più di altri da vicino, sei il suo preparatore. Allora ha guadagnato 5 secondi e grazie a Luca che ci fa vedere la slow motion del rischio che si è preso, ma direi tutto sotto controllo. Infatti, dopo Michi è anche aiutato e supportato da Fiamme Oro, che tengo a precisare e ringrazia sempre anche Michi, quindi sì, ha un gran supporto un po' da tutti. Questa settimana però mi sembra che abbia mancato l'incontro a Roma perché era ancora in Belgio. Infatti, era in Belgio e poi essendo in HRC un team forte, anche sai, programmati dei test che a volte non può mancare. Quindi assente giustificati in questo incontro che tutti gli atleti delle Fiamme Oro hanno avuto grazie al CONI e con la Presidenza della Repubblica, per cui direi una bella un bel incontro perso purtroppo per lui, ma stava lavorando e speriamo che quello che invece erano presenti Lupino e altri gli atleti, infatti, Chiara Fontanesi e tanti altri, per dar lustro anche al nostro sport nel contesto universale del gruppo atleti delle Fiamme Oro. Ma torniamo a vedere intanto Simone Furlotti, il suo gap è di 5 secondi su per giù, come vediamo anche in sovraintenzione, in sovraimpressione da Tropepe, e ne ha 7 di vantaggio su Ravera, mentre buono Lapucci che sta recuperando, ha avuto la meglio su Villanueva e anche Villanueva un po' sta perdendo posizione, poi Stefan Rubini, un altro grande presente quest'oggi, che è in 10ª posizione, compagno di squadra, mentre manca l'appello purtroppo Forato. Andiamo a vedere se riusciamo con il telefonino a vedere la classifica, perché il monitor dei tempi si blocca intorno alla 15ª posizione, quindi purtroppo come detto sempre dobbiamo arrabattarci, ma l'ho già detto prima, sono ripetitivo, purtroppo in Italia le connessioni internet sono spesso da terzo mondo e i telefonini che si bloccano perché ci sono troppe persone in pista.
e Pepe, quindi... tra Pepe e Furlotti mantengono bene, diciamo che rispetto a Michi che ha una base anche in Belgio è un pelino più avvantaggiato sulla sabbia, quindi bravi ragazzi, bravo tra Pepe, Furlotti, Ravera e via tutti, sì, sì, che non è facile, è una pista un po' particolare per gli italiani. Sì, c'è un Lappucci che sta risorto praticamente perché sta andando veloce ora, andiamo a vedere il suo ultimo giro, 1.50 però direi si becca 2-3 secondi dal vertice, ma c'è da dire che anche lui sta guidando con piloti da doppiare. E intanto questa inquadratura ci mostra un portacolori del Maggiora Park, il numero 22 Lorenzo Ravera, bella gara anche per lui, superstite, ex compagno di squadra di Morgan Lesiardo. Allora intanto andavo a vedere se riusciva a trovare la posizione di Forato, intanto Zotta a terra, caduta di Filippo Zotta che così facendo perde la sesta posizione, ne guadagnerà una sicuramente la Pucci che era immediatamente alle sue spalle, Lorenzo Ravera, Maggiora Park, il team, dicevo, Maggiora Park che si è trasferito in massa qui perché questa gara doveva svolgersi a Maggiore, intanto quasi un inside per Ravera. Poi purtroppo le vicissitudini del sequestro della pista e quant'altro hanno portato tutto lo staff del Maggiora Park a operare ad Ottobiano, e Ottobiano che diventa la sede del Gran Premio di Lombardia proprio per il mondiale, fa sì. Tanti ragazzi e piloti stranieri come la 4 e mezzo Ghio che ha partecipato Rubini qui per allenarsi e capire la pista nuova che è stata modificata ad Ottobiano. E poi parecchi della classe 125 perché qui ci sarà anche l'Europeo 125 come Paolo Lugana che adesso è 19esimo, come Wakeman, un ragazzino svedese che però è nel gruppo B, mentre cercavo di capire dove fosse sprofondato, purtroppo Forato 24esimo. Allora niente da fare per Albi Forato, evidentemente una caduta, e intanto direi che Furlotti sta guadagnando e ha guadagnato quasi 7 decimi e cercherà di avvicinarsi mentre Lappucci appunto ha avuto la meglio grazie alla caduta di Zonta che viene superato anche da Villanueva, da Pancar, da Rubigny, il francese, poi transita purtroppo per lui in decima posizione. Undicesimo per Tuzzi e dodicesimo per Sanelli, piloti dell'Under 21, in lotta il 25 Nicola Bertuzzi, il 267 Edoardo Bersanelli, in gara anche nel Challenge YZ Yama, il monomarca che si disputa all'interno del campionato italiano MX1 MX2 nel suddivisione delle varie cilindrate, con un bel montepremi che si porteranno a casa a fine anno i tre migliori piloti. Intanto per il momento si porta a casa una grande velocità nelle wave, ha inquadrato Michele Cervellin, ora vedremo quello che, eccolo qua che affronta il finish jump, il 747 alle sue spalle, appena doppiato mi è sembrato di vedere Alessandro Lentini, questo invece è inquadrato, 747 il numero che lo contraddistingue, Michele Cervellin con Dennis che segna i piloti più lenti, che sta arrivando il Cerve, quindi date strada, è cosa che fanno tutti naturalmente gli addetti alle segnalazioni dal palco. A volte i doppiati sono lì, a volte possono intracciare un po' la tua linea, però dai, sono lì che fanno anche loro la sua gara. Sì, molto bene Furbetta, gran bella gara Furbetta Ravera, quindi bravo Joachim, bravo per il risultato che sta ottenendo, anche alla Mezzia si era messo in evidenza, poi non cresce proprio nelle ultime battute. Intanto Lappucci che risale bene, passa bene per lui, male per Ravera che è stato messo dietro, gli scrivono, qualcuno ha scritto calmo, non so a chi perché non ho visto la faccia non di chi stava scrivendo, no, non credo a Michi. No, questo è Tropepe, lo staff dell'Ottobiano Motorsport che andava a guardare il monitor dei tempi per vedere il distacco e gli ha scritto calmo, direi che un secondo posto ci può stare a 5 secondi, ma il calmo penso sia riferito al recupero di Furlotti che ha recuperato un secondo e potrebbe andare ad impensierire quello che sta facendo Tropepe, che
come hai detto te, sia un po' irrigidito nella guida, però lo ripetiamo, ecco un altro piccolo errore, lo ripetiamo, rientra dall'infortunio, dal cambio di moto, quindi ci sta. No, ci sta, un risultato che gli fa bene a lui, al team, per la motivazione, e bisogna essere bravi dopo un grande stop, entrare in una pista del genere ed essere lì e mantenere, dai, anche pochi secondi da Miki, sappiamo benissimo che Pepe è un gran pilota. Eh sì, ed iniziano un altro giro, lo ha già iniziato Cervellin, lo inizia ora Giuseppe Tropepe, il numero 223, con Maida che lo starà seguendo attraverso questa diretta Facebook sulla pagina Sport Television, chi contribuisce appunto alla carriera di Giuseppe, che dalla Calabria si è trasferito tanti anni fa, prima a Torino, poi nel Nord Italia, anche il resto del Nord Italia, da Altini in Emilia, e poi ora invece con Ottaviano da questa gara. Allora aveva iniziato il discorso Albini, purtroppo problemi di salute, e facciamo tantissimi auguri a Diller, che vincerà come ha vinto tantissimo nella sua carriera anche questa gara, ma gioco forza si è trovato costretto a mollare il colpo, anche perché il suo socio il team Mister Rinaldi, anche lui preso dai impegni del lavoro e piccoli problemi di salute anche per lui, che ci auguriamo si risolvano. Dai, un grande in bocca al lupo, ciao Hiller, naturalmente ti aspettiamo in pista, perché ti vogliamo vedere quanto prima, la tua figura ormai è immancabile da anni e sicuramente continuerai ad essere con noi quanto prima. E dicevo, quindi Tropepe, si sono trovati costretti a lasciare liberi i piloti, con Tropepe che a casato è ritornato nel team in cui già era, vale dire, lo troviamo a Motorsport, mentre The Diker per la MXGP si dovrebbe essere accasato in onda 24MX, se non vado errato. Wakeman oggi l'abbiamo visto con la sua Suzuki 125, e ancora è qui il ragazzino svedese che risiede in Italia con i nonni, quindi vedremo chi lo seguirà per il resto della sua avventura. La sua moto ben preparata, sì, un missile. Che me lo ricordo gli anni di Puzar, quindi per carità, vai. Allora, andiamo a vedere, Tropepe, un minuto e mezzo alla conclusione, attenzione perché ecco, qualcosa è successo, ha girato 1.52 furlotti secondo, mentre parlavamo di tutto ciò, evidentemente non inquadrato, c'è stato l'attacco, calo fisico da parte di Tropepe, che sta girando molto alto, 1.52, e Simone Furlotti ne ha giustamente approfittato, lui invece ben preparato, anzi sta girando più veloce di Cervellin. E attenzione perché Lesiardo ritorna in undicesima posizione, ricompare dopo essere scomparso per qualche minuto, ed eccolo inquadrato Simone Furlotti, mentre allora ricapitoliamo con Cervellin che occupa, aumenta un po' e aumenta il vantaggio, quindi andiamo a vedere se riusciamo a riaggiornare la pagina che ci mostra le posizioni con Cervellin, Furlotti, Tropepe, Furbetta quarto, quinto Lappucci, sesto Rubinis, settimo Zonta, ottavo è Ravera, tra poco anche in sovraimpressione, eccoli qua, ottavo Ravera, nono Pancar, decimo Villanueva, e poi attenzione a Lesiardo perché nell'ultimo giro è stato molto più veloce di Villanueva, ha girato ben 3 secondi più veloce Morgan Lesiardo, potrà recuperare poi Bertuzzi, Bersanelli, Israele anche mancava all'appello tra i piloti che si erano messi in evidenza, Grigoletto è sedicesimo, ma purtroppo per lui c'è già una penalità, perderà 10 posizioni per una sanzione che gli è stata comminata ieri nel corso delle prove cronometrate per un mancato rispetto delle bandiere gialle. Ieri sono 4 i piloti che magari guairano, però le regole ci sono, infatti, però fa capire ai ragazzi che devono non solo guardare il parafango ma alzare gli occhi, perché ieri ho assistito una scena, c'erano le prove di partenza, un piloto si è fermato a metà partenza, è stato schivato da 3 che guardavano davanti al loro parafango, era fermo in mezzo ed erano prove di partenza, quindi un po' più di attenzione per la sicurezza di tutti ci sta. E allora divaghiamo con queste frasi paternaliste di gente anziana che però è qui perché ama questo sport e cerca di farlo crescere sempre, con il Cerve che sta doppiato, è Albi Forato, era caduto, quindi purtroppo per lui, infatti è 18° il tempo perso per la caduta davanti a Lugana.
dicevamo della 125, diversi ragazzini della 125 come Lugana, come ho visto anche Puccinelli, Matteo Puccinelli, un altro dei protagonisti, Alessandro Facca del campionato europeo, che sono venuti qua per gareggiare anche loro in preparazione dell'Europeo 125 che si disputerà qui insieme al mondiale MX1 ed MXGP e MX2. Ci sarà l'Europeo 300, l'Europeo 250 e l'Europeo 125, quindi non voglio immaginare come sarà ridotta la pista, però il motocross è questo. In Olanda l'Hommel, la Bankersfat, le piste si segnano, e questo è anche il bello per noi super appassionati tecnici. Chi è ben preparato preferisce le buche, infatti ieri sentivo un po' di lamentele, diciamo, dai primi di livello, trovano poche buche, e ora credo che ci siano. Sì, assolutamente. Basta e avanzano, come si dice. Assolutamente, intanto dovrebbe essersi esaurito il countdown, e allora ecco il cartello dei due giri che sarà mostrato tra poco da Fabio Rotini, direttore di gara, che è quest'oggi con Andrea Barbieri, race director della Federazione Motociclistica Italiana. Il segnale dei due giri è stato già dato, questa è la curva che fa transitare i piloti davanti alla pit lane, e ancora Forato si è appoggiato a terra, non perché è stanco, ma è vero, un altro errore evidentemente per Alberto Forato. Dopo che cadi non è facile per tutti ritrovare lo stesso ritmo, sgomberare la mente dall'errore e scaricare l'adrenalina che si accumula per la caduta e poi prendere un buon ritmo. Evidentemente Forato accusato. Infatti non è una pista dura, come si dice, che i battiti del cuore sono un po' più bassi, quando cadi riparti un po' più deciso. Qui veramente giri a battiti altissimi, quando cadi veramente a riprendere non è così semplice, ci vuole almeno un giro per prendere il ritmo. E lui purtroppo ne ha impiegati di più. Intanto Gianmarco Cederelli inquadrato per un attimo, il giovanissimo 16enne marchigiano, e anche lui una buona prestazione fino a questo momento, e esattamente lo sto cercando, no, ma mi sa che ha perso posizione, sì, è quindicesimo, retrocesso quindicesimo, è un errore allora anche per... hai visto quando è saltato? Mi sa che ha spianato un po' troppo, non si è regolato. Perché... ha ritardato un po' con la metà strappa. Esatto, è andato un po' troppo oltre, è atterrato sul piano, ha spiattellato, ha spianato come si suol dire, ed eccolo qua. Sì, è partito quasi, porca miseria. Vedete anche la sospensione come ha accusato il colpo. Beh, l'importante è che sia riuscito ad ammortizzare, guardate il movimento di gambe che devono fare i piloti sulle wave per smorzare e superare. Superarle nella velocità maggiore possibile. L'ultimo giro per Michele Cervellin, direi che il vantaggio è tranquillizzante, 48,9 questo giro per lui, con Furlotti lontano 8 secondi, però direi buona gara per Simone, una piccola iniezione di fiducia, di grinta che gli fa bene, lo piazza a secondo dopo che non era partito benissimo, quindi direi bene. Bene Tropepe, benissimo Furbetta, bene Lapucci, bene Rubini, ma direi un bel ritmo là davanti, piloti di alto livello che hanno tenuto un grande ritmo e che stanno cercando di mantenerlo in questo ultimo giro. Gran bella gara dove esalta, dicevamo prima, la tecnica. Infatti se devo dare un particolare con Miki, che non era un sabbiaiolo, diciamo, lo reputo più da terreni morbidi, perché ci siamo dedicati veramente mesi in Belgio, io anche con lui, così a visionare filmati di piloti belgi, olandesi, dove ricerchi la tecnica, il movimento di gambe che dicevi prima è quello che serve in questi tipi di terreno. Lo sai meglio di me, direi che i risultati si vedono, sta guidando bene, ha cambiato anche il suo stile di guida, è molto più fluido, meno sporco da vedere, c'è sempre una guida particolare, però direi più pulita rispetto a quella di qualche anno fa. Se vediamo i particolari, infatti lui è molto tecnico, si muove molto con le gambe, un po' racchiuso con i gomiti, stiamo cercando di lavorare, ma anche i problemi un po' alle spalle, quindi dai, non è facile. Iniziata la musica perché c'è il rush finale, gli ultimi metri per accompagnare questa ennesima vittoria, una piccola spavatura ma tutto sotto controllo per il vincitore di gara 1, MX2, Michele Cervellin, la bandiera a scacchi per lui, per la seconda posizione. Attendiamo l'arrivo di Simone Furlotti, naturalmente ci auguriamo che tutto rimanga così com'è, e dovrebbe arrivare ora. No, questo non è, questo che arriva adesso forse è arrivato, quindi con 11 secondi di ritardo. Poi grande gara per
Tropepe in terza posizione, poi Rubini, eccolo qua Furlotti inquadrato in questo momento, poi Rubini quarto, grande recupero per il francese che anche lui ha avuto queste ultime stagioni un po' disturbate da infortuni, quindi riprendere non è facile, si è venuto qui a prepararsi, è arrivato Tropepe, Furbetta, bravo Jokin, dovrebbe chiudere in quinta posizione, noi attendiamo naturalmente che si completino gli arrivi, ora le moto sottoposte alla verifica fonometrica che ci auguriamo non cambi la situazione. Allora, per il momento è tutto, io ringrazio Alex Zanni, poi le classifiche le potrete vedere su MGM Timing, mentre lui Furbetta è stato superato dalla Pucci, quindi quinto la Pucci, sesto Furbetta, poi Zonta gli altri, mandate su MGM Timing per vedere le classifiche. Noi per il momento concludiamo qui, ritorneremo ancora diretta a Facebook nel pomeriggio, sempre su Sport Television ed in più canale 61 della Digitale Terrestre con Nuvolari. Diamo appuntamento anche a tutti i gruppi di ascolto, alla gente fuori del comune, al gruppo di KTM Italia che sta svolgendo il suo trofeo e ci sta guardando, a tutti quelli infortunati che non sono in pista quest'oggi, che sicuramente ci staranno seguendo, ce lo auguriamo, diffondete la notizia, noi ci ritroviamo alle ore 13:50 diretta Facebook sulla pagina Sport Television, canale 61 del Digitale Terrestre Nuvolari. Grazie ad Alex, a più tardi anche a te, non ti dimenticare quell'altra volta. Assolutamente no, un saluto a tutti gli appassionati, a dopo. A più tardi, ciao!